Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Eh, Ciao a tutti. Fatevi, fatevi sentire in chat. Faccio questo breve preambolo per, per, per far capire a chi ci segue, magari non ha seguito i messaggi, le colture action, quindi non sa in cosa si sta infilando, che cosa succede stasera. E, allora, il tema di questa live è quello di eh, a, a, come, come fa Gary Vee, che citavo nei post che ho fatto oggi, eh, di registrare senza proprio filtri, a porte aperte, una sessione di consulenza strategica lato growth, che significa che io interagirò con Jacopo questa sera eh, come se lui fosse un cliente e l'unica cosa, l'unico motivo per cui non posso dire che è cliente è che non ci dà un euro, eh, però per il resto io mi comporterò esattamente come mi comporto quando ci sta un cliente che vuole ricevere consulenza strategica eh, da noi. E Grazie, un, un Grazie. Tra... comunque volevo dirlo. E di che? Ed <ride> che ed ed, ed ed è un do-des. Come abbiamo fatto ad arrivare qui a parlare con Jacopo nel canale Telegram? Che tra l'altro io dico questa cosa, così poi me la levo. Il canale Telegram, questo qui, sta lui, quando ho controllato dieci secondi fa, a 995 iscritti. Ora è da, è da, è da tipo. No, l'estate scorsa, però è da fine anno che stiamo a 980. Eh, che cazzo! Invitate 5 amici, arriviamo a 1000. Mannaggia! <ride> Se voi che state seguendo non siete iscritti al canale Telegram, questo canale Telegram. Intanto, ciao a tutti, ciao, ciao Andrea, ciao Alberto, ciao Rossano. Per favore, arriviamo a 1000 e eh, che cazzarola! E eh, così a 1000, ciao Simone. Eh... Adesso invito anche <ride> la gente del canale di startup checklist. Vai, no, che grande, grande, esatto, magari Tra 5. Leggevo, leggevo un messaggio qualche tempo fa, perché io pure sono iscritto no, al canale Telegram di Startup Checklist, eh, qualche tempo fa parlando di forse impostazione del funnel, boh qualcuno, non mi ricordo chi ha scritto, vatti a vedere i video di Luca Barboni sul canale sì. 247X, sì, sì. Eh, King assoluto, eh, e io volevo ringraziarlo solo che era <ride> tipo successo un mese prima rispetto a quando l'ho letto io. Quindi <ride> benvenuti magari non sapeva che ero nel canale, però grazie, insomma apprezzo moltissimo perché insomma, ne facciamo tante dirette, quindi sapere che siamo visti e siamo visti da founder, da persone che hanno progetti, è per noi molto, molto più importante che avere 200.000 view di cani e gatti sui video, perché non è quello che facciamo, non ci interessa. E ovviamente parleremo anche di Startup start Checklist per due motivi, numero uno, per farvi conoscere il progetto, Così che anche voi possiate seguire, siete on board. E il numero due, perché, e stavo dicendo come siete arrivati qui: nel canale Telegram abbiamo pubblicato questa, questa proposta indecente di dire cerchiamo progetti che si candidino per eh, finire in questa sessione di consulenza live tutto vero, tutto gratis, dove sta la fregatura, che la registriamo, che la facciamo su Twitch. E abbiamo ricevuto delle candidature e abbiamo selezionato eh, Jacopo in maniera del tutto arbitraria. Uh, C'erano top progetti, non, non è che era un premio da vincere. Eh, vi dico in trasparenza: uno dei motivi per cui mi sono detto, la faccio con Jacopo è che lo vedremo. The Startup Checklist aderisce al movimento Open Startups. Questo significa che io sapevo benissimo che Jacopo non avrebbe avuto alcun problema. E tra l'altro è un progetto open source, due, due su due. Quindi <ride> sapevo benissimo che se facevo questa live con Jacopo, Jacopo non mi direbbe mai, eh no, questa cosa non te la posso dire, sì. cioè, sarebbe un NDA, mi vergogno, i concorrenti. No, ha tutto un altro mindset su questa cosa. E, e arrivati a questo, mentre io controllo, se siamo arrivati a mille follower, a mille iscritti al canale Telegram, eh, ti chiedo di raccontarci un po' che cos'è te Startup Checklist, così cominciamo a entrare dentro. Yes, allora ti racconto. Parto un po' dalla mia storia, ma la faccio breve nel senso sì, che sì. io ho lavorato nel mondo del digital marketing. In realtà per un po' sono stato un growth qualcosa, eh, quindi anch'io ho ascoltato, letto i tuoi consigli, perché comunque eri sicuramente uno dei riferimenti per me. Ti ringrazio. Poi uno guarda anche oltreoceano, come facciamo tutti, è giusto andare a guardare anche lì, però spesso sai le cose poi. Applicate all'ecosistema all italiano, a volte sono diverse no? per forza certo. di cose. E, mh, ho lavorato prima con clienti di tutti i tipi, poi sono entrato in uno startup studio. Ho fatto due anni lì e lì diciamo, si è concretizzata un po' la passione per le startup: nel senso che prima era solo andare agli eventi, al massimo organizzarli, lì è diventato ok, farla, no? partecipare nella creazione di una startup. Non mi bastava a quanto pare e volevo farne una mia. E quindi ho iniziato a marzo dell'anno scorso con questo progetto. Che in realtà è, un, è nato come side project, e lo è tuttora, probabilmente lo rimarrà, e perché il senso stesso del progetto nasce un po' anche in, in questo modo: nel fatto che eh, volevo imparare a fare startup. Ho detto, qual è il modo più veloce e migliore per imparare? Non farlo da solo, cioè cercare di farlo in maniera collaborativa mi è venuto in mente ok c'è Wikipedia che secondo me è il modo per imparare più velocemente le cose lo usiamo tutti oggi ok l'attendibilità delle informazioni magari è il 98% ok non sarà il 100% sarà il 90% va bene pure e qui ho detto ci, sarebbe figo se ci fosse una raccolta di contenuti eh, risorse tool metodologie eh, per validare una startup in modo tale che mentre imparo io condivido quello che imparo fanno lo stesso gli altri andiamo più veloce tutti questo era un po' il senso per farla bene. Mm -hmm. Inizialmente ho iniziato solo a chiacchierare con alcuni, ce n'è uno, uno dei veterani, e qui in chat, Andrea, eh, che ci ha salutato prima. E, mh, abbiamo iniziato a fare un po' di chiamate così, a aggiornarci: nel frattempo, facevo altre mille cose. Poi, quello che ho fatto è stato andare sei mesi in, in Spagna per fare un Erasmus per giovani imprenditori, dove facevo tutto il giorno questo, fondamentalmente. E lì, in realtà, ho scoperto due cose. Vabbè, uno è che ehm, non dico era più utile di quello che pensassi, ma era, posso dire, pensavo no, all'estero sono più avanti, sono anni avanti, eccetera. In realtà, come dire, questi, questa raccolta continua ad aggiornarsi, quindi continua a essere utile per chi, per chi inizia oggi, no? soprattutto per chi inizia, chi non ha proprio idea, non sa dove, dove guardare. C'è una miriade di informazioni online, questa era un po' una selezione. E, e l'altro aspetto è che tutti si stavano appassionando al ai valori che c'erano dietro questo progetto, più che la checklist stessa, che potremmo vederla anche online, potrò mostrarla, eccetera. Mm. È il, il, un po' come il movimento open startup, no? il dire, ok, partecipo a questo movimento, quindi do una mano anch'io. L'hai fatto anche tu, lo, lo dico pubblicamente, nel senso che ci siamo anche sentiti mm -hmm. in chiamata, poi ci saranno anche altre mille occasioni di, di farlo. Lo fate anche voi condividendo dei contenuti da cui magari prendo spunto. È ovvio che tutto ciò che viene condiviso pubblicamente, uno magari gli dà un'occhiata, lo, lo va a inserire, eccetera. Poi io chiedo sempre, diciamo, non è che rubo, però pre prendo spunto, ecco. E, niente, quindi quello che è successo è che da marzo di quest'anno ho iniziato con la mia startup, ufficialmente, quindi sono diventato co-founder di una startup, ma dedico ogni giorno, una parte del mio tempo, sempre a Startup Checklist, perché è un po' il mio modo di vivere, non isolato, guardando solo la, il mio orticello, ma continuare a condividere quello che imparo e imparare più velocemente dagli altri che stanno facendo lo stesso percorso. Questo è quanto. Certo. Ora, lo sai, tra l'altro, ti, ti confesso, eh, tanto tempo fa, eh, mi sa di ritorno dalla Silicon Valley, quindi tardo 2017, sì. eh, mi è venuto in mente una cosa molto simile. Eh, ovvero, eh, una delle persone che lavora nel team distro, che per loro sta per distribution, il team sì. growth di 500, eh, indiana, Ciandini. Aveva fatto, magari neanche capitato di vederlo, un uh, workflow proprio brutto, diagramma ah, di sì, flusso sì, con i sì, rombi, eccetera. Che era una specie di cosa fare se. Quindi, se una startup yeah. c'hai questo, no. Se no, fai qui. E allora c'hai questo, ce l'hai? Sì, no. E andavi avanti. E vedendo quella cosa, mi era venuto in mente, ma se uno prendesse tutti quanti questi blocchi, questi mattoncini lego delle, delle cose da fare, delle fasi, eccetera, e poi andassi a turno, un po' come si fa. La mia idea era, eh, non so, non so se, se lo sai, questa cosa mi ha colpito molto: come si testa la durezza dei minerali. Eh, prendi l'ametista e l'agata e, e le sfasci uno contro l'altro. Quello che sopravvive ha vinto. Poi quello è, per esempio, il diamante è quello che sfascia tutti. E, e fai, segui questo processo progressivo. Vai da Augusto Coppola, vai dagli espertoni, dici caro Augusto c'ho queste 25 carte, questi 25 step del percorso di una startup, tu come li ordineresti? Esatto. Dopodiché vai da un altro esperto, gli dici ciao grande esperto, c'ho questi 25 step, come li ordineresti? E poi fai una specie di merge del processo, in qualche modo validato, certificato da, 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 da queste persone, e dici guarda, la sintesi migliore che hanno saputo dare le persone che hanno un sacco di esperienza sulle spalle è questa qua. E quindi, step 1, step 2, è tipo creare una sorta di, di, ro di roadmap, ecco. Sì, a tutti gli effetti è una roadmap, eh, sì, sì, sì. Non è, io lo dico sempre, non è una formula magica, no? nel senso, certo. no. però il fatto che lo dicano tante persone che l'hanno fatto o hanno aiutato i grandi, Tendenzialmente eh, che l'hanno fatto è una buona percentuale delle persone che coinvolgiamo, ma non solo, perché poi la persona verticale serve sempre: nel senso, non può dirti tutto il fando. Il fondo ti dice: guarda, io ho contattato tizio e ci ha dato una mano, ok? Allora devo parlare con tizio, no? Nel senso per, per capire che cosa ha fatto, eh certo, e quindi il senso è stato assolutamente sì, di validarla in realtà in una continua validazione. Chiedendo alle persone che, che l'hanno messa in pratica quelle cose. E devo dirti la verità, mi ha fatto sorridere quando dicevi del, dell'ordine eh, mm -hmm. degli step, perché la primissima idea era un chatbot che ti facesse tipo da, da oh. mentor, no? Quindi che tu gli dicevi cosa stavi facendo, lui ti diceva: Ok, allora devi fare questo, prova questo, no? Arrivavi, dicevi: Ok, l'ho provato, è andata male, allora prova quest'altro. Cioè, è un, mm -hmm. un, una cosa molto interattiva. Ti dico la verità, avevo anche iniziato a farlo con Manichat. Ma era la, un casino, la morte. <ride> erano 8000 ramificazioni ed ero al primissimo step. Ho detto allora, aspetta, prima facciamo la checklist. Guarda, tra poi... l'altro, l'ho trovato, era questo. Sì, ma me l'avevi mandato? Me l'avevi mandato? Sì, sì. Eh, può essere: hai sì, product sì. market fit? Sì, no, non lo so, non lo so. sei, sei morto, è finita là. <ride> <ride> e dovrebbe esserci un link Amazon, a Amazon, libri da leggere. Esatto. Poi, no, se no, fai questo. Se è B2B o B2C? Ed era strutturato in questo modo. Sì. Eh, sì, sì 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 secondo me era leggermente dopo no? il fatto che forse era ah. quella fase in cui eh, stai acquisendo clienti stai, stai cercando di trovare mercato quello sì. su cui ci siamo concentrati noi è stato proprio il ho un'idea sai quelle persone che dicono ah sì c'ho il taccuino pieno di idee cioè io ero principalmente io ero il target per questo è nata così e, però non l'hanno mai messo in pratica perché non hanno idea magari di, eh, di come partire ecco questa è un... una guida veloce possiamo dire così perché in realtà in un paio di settimane in teoria potresti fare tutto quello che c'è scritto poco di ognuno, non è che devi fare tutto di ogni cosa, sennò sei come dire, eh, rischi di fare l'effetto business plan al giorno uno no? nel senso mm -hmm. pianifico tutto però no, no, non testo niente e questo è stato, sì, effettivamente. comunque è stato molto utile come eh, come aspetto quello che ci hai mandato e in realtà me ne avevano mandato un altro che era il toolkit di Techstars, no? perché alla fine sono uh -huh. i grandi, o, eh beh, certo. o la startup school di Y Combinator cioè ci sono questi riferimenti che sono stati ovviamente utilissimi per noi e continuano ad esserlo, perché, ripeto, non sono mai totalmente congelati nel tempo, cioè si evolvono mm -hmm. sempre un pochino. Ora abbiamo parlato de della intro e del prodotto. Cominciamo yes. a parlare di, di metriche di crescita, quindi ti chiedo, che era probabilmente la, la domanda del Typeform, che non riesco a leggere perché Typeform è e esploso, io non mi ricordo, dai. perché, perché come, come dicevo, questo lo dico agli altri, ehm, che tra l'altro ho, ho, ho scritto un messaggio, che bello che vi fate gli affari vostri, in chat fa un sacco Twitch, non volevo spaventarvi, è, so, è veramente una cosa bella, <ride> nel senso che è su bello, Twitch sì. succede sempre e Nelle nostre live non succede quasi mai che cominciate a parlare tra di voi, vi salutate, fatelo. È bellissimo, è vostra la chat. Ciao, è, Amrì, è bellissimo <ride> esatto, è, 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 tu è, nasce per quello. E, a proposito, no, scusami, dicevo... dico solo Poi... che sono stato a Barcellona. Così rispondo ah, sì, al volo. Uh... Che hanno chiesto, ok, ok. E, e no, dicevo che eh, giustamente, come raccontavo, Jacopo, come tutte le persone che sono candidate, vengono da un type form per candidare il progetto. E lì c'erano delle domande base: tipo,. Qual è la sfida più grande che stai affrontando col tuo progetto? Solo che Tyform è esploso. Quindi io non ho né accesso a queste cose e ne ho alcuna memoria, perché comunque è successo due settimane fa, di quello che aveva scritto. Quindi glielo richiedo live. Qual è la sfida più grande che state affrontando in questo momento con le Startup Checklist? Lato appunto performance, crescita, metriche. Allora, la ri mia risposta è stata questa, e in realtà è sempre questa: non è cambiata in questi giorni. <ride> Eh, c'è cioè il fatto che siamo partiti a ottobre facendo comunicazione. Mm -hmm. C'è stato un boom iniziale, come al solito, sai, lancio, comunque lancio beta fa sempre un po' di rumore. Quindi inizialmente c'è stato un bel po' di richieste, circa 60 richieste. E da quelle abbiamo filtrato un po', sono entrate alcune persone, circa 40 persone. Che oggi Perché per, per, per capire bene, quando dici richiesta, che cosa intendi, cosa è successo proprio nella. Customer, giorni del interessarsi, visitare una landing, hanno compilato un forum, cos'è una richiesta per te? Beh, Hai fatto benissimo a chiedermi, in realtà c'è pure un disegnino, poi in caso lo tiro okay. fuori. Ok. Fondamentalmente, eh, visitare il sito è il, il primo step. In realtà ah. sta cambiando in questi giorni perché vorremmo far visitare una landing che è appositamente mm -hmm. per utilizzare la checklist. Ad oggi la homepage fa da landing, per dirla, per dirla brutta. Okay. Siamo partiti così, siamo partiti veloce, ci andava bene così. E da quello puoi fare richiesta per accedere alla checklist. Come funzionava il processo? Ora è un po' più semplice. Prima, infatti, adesso quello che vedi è quello nuovo, Chiamiamo così. Prima il uh -huh. passaggio era andare sul canale Telegram, sul gruppo Telegram, uh -huh. e da lì il primo messaggio automatico ti diceva: Ciao, benvenuto. Se vuoi accedere alla checklist, clicca qui. E c'era un ho form. Ho visto, ho visto. Che c'è adesso, leggi il regolamento e poi il, ricordati di compilare questo form. Esattamente l'idea qual era avere un unico canale, un po' come avete fatto voi, eh, mm -hmm. dove potevamo convogliare un po' tutte le comunicazioni. Quindi non, non dipendere da eh, Instagram, TikTok eh, e mm -hmm. social vari, ma avere un posto tuo. La newsletter ci piaceva un po' meno, perché comunque volevamo un posto più flessibile abbiamo scelto Telegram. Quindi, quindi la richiesta tra... è una persona che compila quel, quel form. Quel form, esattamente. Per form, poter accedere alla checklist come tester. Esattamente. Prima era così, okay. per quale motivo? Molto velocemente, perché ehm, ovviamente, ah vedi Andrea, rettifica, mi aiuta, <ride> visto che lui si è occupato insieme a me di questa roba, okay, okay. Ehm, serviva per ehm, poter un pochino intervistare le persone che richiedevano l'accesso, no? non farlo fare in automatico, ma dire guarda per accedere. Fai una chiacchierata con me di 15 minuti, perché l'onboarding era 15 minuti, in cui mi racconti semplicemente cosa fai e come mai vuoi accedere alla checklist. Perché? Ma perché questo, così... questa cosa, Eva, esatto, dimmi il perché c'era questo step. C'era questo step in realtà per capire meglio il target, cioè capire meglio mm. il bisogno che stavamo risolvendo, il perché effettivamente si stavano facendo. Perché il problema era se glielo chiedo dopo, magari è condizionato dal fatto che, che l'ha vista, no? che, che l'ha usata, invece chiederglielo prima per noi era avere questo dato pulito a tutti gli effetti quindi no? non era tanto perché avevate già un'idea chiara dovevate filtrare tu sì tu no ma proprio per esplorare scoprire qual era il loro driver che gli qui. Sì. Okay, assolutamente okay. sì cosa avete scoperto facendo sta cosa tra l'altro abbiamo scoperto varie cose cioè il fatto che una cosa su tutte eh, tantissime persone non sono entrate per la checklist cioè anche mm. per la checklist ma soprattutto per l'effetto network No? Quindi community, conoscere altri founder, confrontarsi, confrontarsi anche con noi, cosa che effettivamente all'inizio non mi aspettavano. Che magari vedevano me in, in live con gli altri, con i contributor, eh, che sono quelle persone che tu citavi prima, a cui noi chiediamo eh, di, il consiglio, no? il suggerimento. Sì, sì. E quindi magari volevano, non so, un feedback sull'idea e quant'altro. La tra l'altro uscito... ti, ti do questo feedback anche da, sì. da utente, non ti nego, che avendo fatto. Eh, questo, questo, questo lancio su Telegram, anche avendo strutturato la landing page in un certo modo, poi non so se, se era al 100% consapevole o mm -hmm. è capitato come effetto da fuori, e magari chi è in chat e conosce da fuori Startup Checklist può confermare o meno questa cosa. Avete creato una specie di alone di mistero su sta cazzo di checklist. <ride> Nel senso che cazzo entrare è impossibile. No, non <ride> volevamo, che... In realtà non volevamo, non volevamo. E, e però però è, è, è vero, cioè ti, vi si è visti, ti si è visto parlare in un sacco di parti. Sentirmi nominare questa checklist, uno dice, Ok, adesso dai, mi interessa, sono curioso. Uh -huh. Vado, clicco. E poi non, non si capisce come faccia da, a vedere questa maledetta checklist. E quindi c'è questa cosa, la startup checklist è fighissima, utilissima, la landing lo spiega bene, i contenuti ci sono, il gruppo Telegram c'ha 600 persone, ma la checklist com'è? <ride> non, non si capisce. Sai, sai cosa e, si dicono, no? Che ne, uh -huh. nel mondo startup per trovare gli early adopter è, eh, assolutamente effettivamente può essere molto difficile. Sì, e, sì, beh, sì, sì, eh, e eh, in sono d'accordissimo. All'inizio è stata proprio una... Non sì, è stata sì. una scelta di rendere la roba super esclusiva solo per pochi, non era questo il senso, anzi volevamo essere completamente open, accessibili. In realtà certo. sul, sul footer, nessuno lo mm -hmm. sa, ma adesso che lo sapete, ormai c'è la CTA principale, ma sul footer c'è sempre stato checklist 1.0 in piccolino, se cliccavi sì, sì. entravi, ce la vedevi. L'ho eh, visto, l'ho visto. E, e quindi in realtà era sì una, una strategia il fatto di eh, poter prima parlare con le persone in modo tale da potergli chiedere appunto quale fosse il, il driver per cui volevano, volevano mm. effettivamente accedere. E appunto una delle cose principali che abbiamo scoperto era, era quell'aspetto lì. Oggi è un po' più... le barriere si sono un po' abbassate, la, la CTA principale del sito ti porta direttamente a questa pagina qua che è aperto, che un domani, appena un attimo sistemiamo le cose, siamo in una fase di MVP anche noi, no? Mm -hmm. Quindi un domani quando sistemeremo le cose sarà una pagina... Eh, Adatta proprio tipo landing, che ti dice ok. La checklist ti serve a questo, entra per questo motivo inizia mm -hmm. e inizia qui. Oggi è la pagina principale di LearnPress, che è il plugin che usiamo per, per inserire la checklist online, ma va bene così. Mm -hmm. e, quindi, sia a tutti gli effetti, i passaggi, tipo posso dire quelli di oggi così: contestualizzo sono visito il sito, clicco per entrare eh, sulla checklist, entro. Quindi non c'è più il passaggio del form, mm -hmm. ma a tutti gli effetti entro. E, quello che vogliamo fare in realtà è comunque far compilare un form, ma fare questa cosa in automatico, cioè non esserci ogni volta che dobbiamo trovare il momento giusto per sentirci, eccetera, mm -hmm. eccetera. Il form a cosa serve? Di nuovo a quell'aspetto lì, cioè ti chiedo, ma tu effettivamente che utilizzo ne vorresti fare della checklist, no? Cioè vuoi usarla perché vuoi validare oppure perché invece vuoi imparare? Ma ci sono diversi studenti che sono alla fine del liceo anche che si sono iscritti, no? Non me l'aspettavo. Vogliono solo imparare che cosa vuol dire startup, quel, quel percorso. Come leggere un libro, ci sta. No, compri un libro, non è che fai startup il giorno dopo. Ci sta che ci sia questa fonte. Quindi c'erano vari bisogni, vari need, imparare, costruire qualcosa, oppure invece mettersi in contatto con altri founder, oppure tutti gli effetti fare network in generale, mm -hmm. quindi dire investor, clienti e quant'altro, no? E, ed è stata una bella scoperta, anzi tuttora lo è, nel senso continuiamo a scoprire delle cose, e abbiamo cercato di clusterizzarle, quindi capire che ne so, 100 persone entrano per questo motivo, 30 per questo, 20 per questo. Abbiamo capito che principalmente erano imparare, cioè capire cosa fosse il percorso e community, cioè trovare delle altre persone dall'altra parte con cui mm -hmm. confrontarsi. Perché Founder si sente un po' solo, ecco. Questo è un need che abbiamo, che abbiamo trovato ed era onchino. Quindi, quindi, se prima nella fase diciamo di, di lancio il focus era avere registrati e poter fare anche Discovery, sentirli. Adesso si sta spostando un po' più su eh, persone che hanno finito il processo, che sono utilizzatori. Esatto. E, e se ho capito bene, questi sono quelli che per voi sono i, i, i tester, cioè chi ha diciamo, accesso alla checklist. Sì. Quindi ha completato il form è arrivato dall'altra parte. Sì. E ok, e stavi, stavi dicendo, perché poi tutto questo era per rispondere alla domanda, rispondere qual è la sfida più grande che state affrontando, quindi qual, qual è questa sfida? La sfida è che ehm, inizialmente abbiamo avuto questo boom iniziale. Oggi si è ovviamente la curva di, di, di crescita, chiamiamola così, mm -hmm. si è abbastanza stabilizzata. Quindi ci sono circa 5, 6, 7 persone a settimana che si iscrivono okay, per accedere alla checklist. Mm -hmm. Quello che vogliamo però risolvere è questo, è che noi stiamo lavorando, avendo capito che il uno dei need della community ehm, li chiamo a batch, no? a coorti, nel senso che... Abbiamo capito che fare entrare una persona da sola eh, non era così efficace. No? Era meglio aprire le porte, eh, magari una volta a settimana, non per forza una volta all'anno, ovviamente, anche una volta a settimana, però più persone in contemporanea, così che ci sia quell'effetto un po' del non solo entro e vedo la checklist, ma chiacchiero col mio compagno di banco. No? Mm -hmm. e, m, questo aspetto però richiede che ci sia una costante entrata di, di, di lead, di richiesta a tutti gli effetti, e quindi per questo sto notando che non è costante. Tutti gli effetti, Alcune nostre attività social prima riscuotevano più successo, ora sono magari un po' più sottotono e non stiamo organizzando magari nuovi eventi. Stiamo facendo sempre le live però effettivamente è lo stesso magari contenuto eh, mm -hmm. non, non ottiene quello. E quello che funziona di più, a dirti la verità, è passaparola. Anzi, sono contento di questo perché un po' Beh, senza, è un senza fare marketing, chiamiamolo così, che poi è sempre marketing, però dico certo. senza farlo attivamente, spendendo sui canali, eccetera, effettivamente comunque arriva sempre qualcosa. Eh, ecco, cercare di, quindi la grande sfida se devo rispondere con una frase, è eh, riuscire a trovare quelle leve di crescita che possiamo sistematicamente riattivare nel, nel tempo, No, potrebbe essere, io ovviamente una lista di cose l'ho buttata giù, potrebbe essere un evento, magari un po' più in grande che, che creiamo ogni tot, eh, potrebbe essere invece contenuti, potrebbe essere dei contenuti che escono dalla checklist che si... Che si spacchettano la checklist, magari un corso su YouTube su come si fa una landing. Non so, sto facendo un esempio, no? Sì, sì. Che sì è sì. un pezzo di checklist, però il lancio di quel, di quel pacchetto lì ti fa, ti fa uscire, ti fa, ti fa essere più. Ora, eh, ti, ti, ti chiedo una cosa, anche per essere sì. sicuro di aver capito bene, sì. uh, intanto, nel footer c'è un altro link nascosto, molto figo, che è questo, sì. Open data, <ride> eh, che ti porta, okay. a come. No, no, volevo vedere cosa vedessi. No, uh, ok. <ride> L'ho aggiornato ti da poco per questo. <ride> ok, ma, ma da poco, tipo da mezz'ora? Sì. <ride> Perché io ci sono entrato tipo oggi pomeriggio, c'era un'altra cosa sì, più, sì. Semplice. Eh, Vabbè, più semplice. Sì, sì, era semplice. Fantastico, fant avete fatto, È palese che abbiate fatto i compiti a casa. E... Sì, mi sono messo lì a sistemarlo un attimo. Anche okay. se una, un dato è sbagliato, quindi devo sistemarlo. Mm. Ok, però da qui appunto... C'è cioè, questo dato qua che sono appunto le persone che sono arrivate alla fine, no? Questi 33 beta tester, giusto? Allora, al momento sono... Eh, quello è il dato Sbagliato. che devo sistemare. Ok. Te lo dico subito, te, lo, te mm -hmm. lo correggo al volo. Sono... Guarda, se vai sul, sul sito mm -hmm. e, e vai sulla... Sul, almeno lo vediamo, come dire, da, da, da sito, nel senso non me lo invento io. E, e vai proprio sulla checklist, quindi clicchi sulla CTA principale. Aspetta, perché eh, questo è anche un altro feedback che eh, gli scroll sembrano un po' una, una trappola nel senso okay. che non ne esci, ok. È, sì, è, sì. Esatto, perché ti faccio vedere questo mi porta qua sì. e vedo i blocchi okay. eh, e ci sta perché dai un'occhiata e tipo scopri di più, eccetera. Esatto, Poi sì. un blocco che magari rispecchia il problema che ho mi triggera e dice: Eh cazzo, allora questo mi interessa. Voglio entrare tutti. a cicliffe. Dovrei portarti, sì, sì, e, è vero, è vero, e, e qua. È anche un po'. Il pro... Forse l'ancoraggio, perché di fatto, sì, probabilmente l'ancora è questa, sì. solo che me la mette all'inizio all inizio della pagina, io non la vedo. Però se ci clicco mi porta su e ricomincio il giro. Eh, sono errori di percorso. Eh no, figurati. Se invece no, no, però... anche, anche là se faccio inizia mi riporta su, in realtà il modo per andare alla checklist è andare in fondo, in fondo, in fondo e andare qui. Sono gli le ultimissime modifiche che hanno spostato le ancore. Adesso lo sistemo, quindi grazie. perché... E di che? Ed, ed ecco lì il numero in alto, c'è scritto sì. 92 eh, checkers, quello lì. Ok, perfetto. Quello è il numero attuale. E devo sistemare perché semplicemente quel dato viene preso da una tabella che non è aggiornata in tempo reale, ma ci sto, mm -hmm. ci sto lavorando. Ecco. Quindi hai visto le cose in, in, sì, sì. In, in, nel, nel, mentre, anzi, building in public è questo, nel no? senso eh certo, eh, certo. raccontare cosa fai mentre lo fai. Tra l'altro, Vecchia Volpe già arriva anche qualche, qualche consiglio: mi ruba il lavoro. Vecchia Volpe dice parla di traffico e propone partnership con i startup weekend, andare ad escare, usarli come, come leva. Mm -hmm. E, e l'altra cosa è: avete mai pensato a startup 100 Tasks? Penso che lo conosca, e, ed è interessante anche come caso di marketing perché effettivamente è una cosa simile. Eh, tra sì. l'altro, anch'io lo conosco quel, quel, quel funnel, diciamo. Martin Bell. Sì. Sì, sì, sì. Conosco, sì. certo. Eh, ho avuto accesso al, a 100 task quando costava eh, 400 dollari. Mm -hmm. Adesso ne costa forse tipo 5.000. Eh sì, eh sì. Eh, quindi sì, gli ho potuto dare un'occhiata. Il fatto che si modifica nel tempo, quindi vorrei effettivamente di nuovo accedere, non ho più l'accesso e perché l'avevamo preso in azienda, una, una dinamica di questo tipo, mm -hmm. e, però è assolutamente interessante il suo, il suo approccio, ovviamente ha un track record molto più grande ah. del mio, ma la differenza è che ovviamente lui parla per lui, noi esatto, parliamo... Esatto, anche proprio il, lo storytelling, il posizionamento certo. è diverso. Certo, è completamente diverso, noi parliamo sì. per... Tutti quelli che contribuiscono, non, non sono io, per carità la 1.0 magari ci ho messo più mano io, certo. però, eh, l'obiettivo è proprio in realtà dimenticarmi di quello che ho scritto io dentro e che si trasformi mm -hmm. per diventare effettivamente collaborativa. Quindi. Una cosa che ti volevo chiedere su, su quel numero, è sì. tu dicevi prima che eh, l'idea che avevate è quella di aprire le porte a batch, così da creare anche un aspetto di interazione tra le persone che a, hanno appena avuto accesso. Yes. E, quindi, se ho capito bene, significa che potenzialmente ci sono ancora più persone di questo, no, a questo 92 in una sorta di waiting list sì. che voi potreste sbloccare, ma non lo state facendo perché magari appunto seguite queste logiche di batch. E, e ti, ti chiedo quindi, visto che comunque c'è questo step di apri e chiudi il rubinetto, lato appunto metriche diciamo quindi mh, qual è il, il segnale indicatore che per voi significa su questa fase le cose stanno andando bene vi misurate più sul numero di checker o sul numero di persone in waiting list che quando vi pare potete sbloccare allora noi quello che stiamo misurando in realtà ehm, vabbè per ogni metrica diciamo del funnel abbiamo la nostra metrica certo, che certo. conta e ci sta però quella che possiamo chiamare un po come eh, numero, quindi North Star, no? la, sì, la, la, la più polare, importante. la mm -hmm. più importante per noi in questo momento in realtà è, sono gli utenti che votano positivamente i, i capitoli della checklist. Oggi non si può fare in maniera automatica, mm. però è un passaggio ancora un attimo dopo, nel senso che certo, tra su quelli... dopo un sottogruppo esatto. di quei 92. Esatto, un sottogruppo di quei 92 okay. e dice ok mi è stata utile, diciamo questo. Mm -hmm. Eh, in realtà è su quello che noi stiamo ottimizzando. Infatti, un, un grosso. Eh, cioè, noi finora ci siamo molto basati sul OK, se so 92, 60 ci dicono è utile, beh, stanno andando alla grande. Nel senso, effettivamente, certo. questo numero non ce l'ho, mi dispiace perché non l'ho ancora tracciato alla perfezione e eh, perché lo facciamo a mano, molto sinceramente, ancora lo facciamo mm -hmm. a mano. Però effettivamente, ehm, anche, visto che questo, sai, se, se disegnassimo il funnel, disegnassimo le percentuali, la percentuale più bassa non è questa, assolutamente. Eh, quindi è molto interessante dire, ok, eh, come un po' aveva risposto anche Vecchia Volpe, serve traffico. Cioè effettivamente uno dei, eh, eh, lo, sì. vedi, lo vedi tu stesso, no? sì, sì. Eh, Uno dei, dei drop più grandi, e appunto il passaggio da vedo il progetto a effettivamente richiedo l'accesso alla checklist. Ci siamo mm -hmm. chiesti già il perché, in mm, tante occasioni è un motivo anche, come dire, di altri interessi, nel senso non devi per forza validare oggi, perché noi scriviamo preparati, stai per lanciare la tua startup, ci cioè siamo molto mm -hmm. orientati a chi vuole iniziare oggi, e magari ci sono invece contributor, mettiamo che tu entri in questo momento sul sito, probabilmente non quelle che vedi come nuove richieste sono nuove richieste da beta tester, quindi... Proprio mm -hmm. da tester. Ovviamente tu accedi, te la guardi, ma non, non entri in quel sottogruppo. E, quindi, sì, ci sono un po' di risposte alle domande, però effettivamente è uno dei, dei punti in cui la gente eh, va, va più via, ecco, quindi è, è interessante, per esempio, lavorare su quello. Mm -hmm. E quindi, in, in questo momento il, il diciamo il come il, il, posso dire? Intanto stavo leggendo un commento interessante. Eh, Se c'è troppo bello. spazio tra due step. Eh. Forse c'è uno step in mezzo che non stai misurando. Eh, non ci ho e... pensato mai, okay. hai ragione. <ride> <ride> e, no, però dicevo che il punto d'ingresso ufficiale per andare avanti eh, è comunque quella landing page. Dicevi che hai, avete poi da Telegram siete passati a centralizzare là sopra. Sì, okay, sì, okay. sì. Da, po da poco. Quindi in realtà questi dati sono molto legati a quel funnel precedente. Però mm. sì, in realtà quello che stiamo cercando di fare è Sito, richiesta della checklist, accesso effettivo alla checklist. Che richiesta sarebbe a dire che arrivato qui posso fare registrati? Esatto. Ok. Sì, in realtà il form chiederà un po' più di cose, diciamo, nel certo. senso non sarà questo form qua che era un primissimo form che abbiamo messo, chiederà un po' più di cose, però sì, quello che poi succede è che richiedi, a tutti gli effetti ottieni l'accesso, in realtà è automatico, quindi semplicemente, non lo so, semplicemente se scrivi sono un contributor non ti diamo accesso a questa checklist magari ti diamo non so una checklist commentabile ti faccio un esempio no eh, quindi per il tuo scopo se sei un partner ti diciamo fai una chiamata con noi così possiamo capire come utilizzarla sul tuo sul tuo network sul tuo...". quindi in base al tipo di target però sì per i beta tester sarà questo cioè entri richiedi accesso accedi a tutti gli effetti la utilizzi poi la utilizzi e nel senso la, la continui ad utilizzare ecco ok ok e, guarda, allora intanto vedendo questi numeri mi viene in mente e, e conoscendo come funzionano queste, queste logiche, insomma, come mi hai spiegato. E, diciamo che da, dalla richiesta in poi comunque voi avete il controllo perché quello intanto ha manifestato interesse, si è messo in coda e quindi sta a voi decidere come smistarlo, aprire il rubinetto, farne entrare 10, 20, 50, 100 a seconda di quanti ce ne sono. Sì. E, e quindi direi che. Sicuramente le parti invece azionabili che se funzionano poi sgocciolano verso il basso sono mm -hmm. gli step appunto prima di questo aumento, quindi portarli sul sito e farli mettere in coda. E, su questo sicuramente eh, mi viene in mente che eh, quel, quel 7% sicuramente può essere molto più alto, lato proprio diciamo ottimizzazione delle, delle conversioni, e anche perché poi appunto sono, sono, sono più step. Nel senso che eh, intanto devo andare alla pagina col form, quindi già dalla landing mi sposto al dietro le quinte col form e poi devo compilare il form. E qua probabilmente so sono d'accordo con vecchia volpe: sarebbe interessante vedere se il, quanto impatta come punto di drop vado sulla landing e non clicco sul pulsante, magari perché sì. mi perdo con quei sov e giù che vedevamo prima vero, potre sì. potrebbe capitare e punto due, sono atterrato sulla landing ma non compilo il form mi interrompo uh, o boh che però intanto sei andato anche un pezzettino avanti eh, perché intanto però sei, hai, hai cliccato per andare a vedere la checklist eccetera e tra l'altro mi dicevi che tutto quanto è gestito su WordPress con un tema vostro no e quindi in realtà voi avete anche i dati perché in realtà sono, sono ancora più step ripensando alla customer journey perché tornando qui sto ancora condividendo sì io devo arrivare qui, primo step, atterro sul sito, secondo step, in qualche modo guidato o scrollando, devo arrivare a questa specifica call to action che mi porta qui. Poi da qui, altro step, devo cliccare su Registrati, finalmente vedo il form e devo compilarlo. Quindi tutte queste sono microazioni. Tra l'altro, per darti una metrica... Io tratterei questo, questo, questo processo, questo prodotto un po' come se fosse un, tra virgolette, un lead magnet gratuito. Sì. Eh, perché di fatto è un contenuto gratuito. E lato contenuti gratuiti, io ho visto Rob, grazie al fatto che è gratuito, se è spiegato bene, può convertire anche a, a, dal 20 al 40% una landing page. Quindi quel 7 è, è alto se lo paragoni a un e-commerce che deve vendere qualcosa per cui si chiaro, paga chiaro. però in questo senso c'è molto margine per migliorare anche la parte di, di conversione, assolutamente e, e quindi facendo il percorso dall'inizio qua sicuramente la tua cosa che farei, ma mi dicevi poi che insomma ci state lavorando sì, sì, e sì. Ricontrollerei, le, ricontrollerei le ancore dei vari pulsanti perché ris rischia di esserci un loop tra l'altro questa cosa la voglio far vedere, è troppo figa il, il numero del pricing che invece di essere basso e comporsi parte dall'alto e diventa zero: stupendo. Non è un'idea mia, lo dico subito. Bellissimo. Me l'hanno consigliata e io l'ho fatta. <ride> ok, secondo me è molto, molto d'effetto. E, e dopodiché, forse un'altra cosa che, a, su cui ragionerei è comunque questa pagina ce n'ha di, di pulsanti e di call to action. Anche se potrebbe essere un po' una bestemmia di design, io ragionerei se può avere senso cambiare colore a questo pulsante, farlo diverso dagli altri, perché al punto in cui io arrivo lì ne ho vista pacchi di roba verde e tutte quante mi hanno triccato e non mi hanno portato avanti. Sì, sì, sì. Quindi a livello di gerarchia delle informazioni non necessariamente do una particolare importanza a questa call to action rispetto alle altre quindi ragionerei se farla di maniera diversa con proprio come colori eccetera eccetera per poter risaltare l'attenzione e far capire che è la call to action e, dopodiché arriviamo eh, qua no? arriviamo qua e, e qua vabbè ci sta questo ti, ti segue per una parte dello scroll e, e sarebbe interessante misurare questo, questo step del, di questo micro percorso di conversione Okay, eh, certo, qual è il tasso, tasso d'abbandono eh, e poi in particolare questo qui eh, però qui esatto, abbiamo per esempio ah, scusami, poi vai, dimmi, dimmi, dimmi. anche un'analisi qualitativa eh, nel senso che per noi era importante infatti, capire che ne so, su, quali, se ne su quali caselle si ah ecco esatto hai visto cioè, cosa succede mm -hmm. eh, su quali caselle magari si ferma l'utente eccetera abbiamo il dato dobbiamo andarcelo un po' a filtrare e vedere questo è un po il senso mm -hmm. quindi sì sì ci sta sì sì e dice Andrea anche un pulsante accedi dopo le QA quindi sempre sulla parte di, di landing qui e... esatto no, tra l'altro mi sono... sì, la cosa sì artwork. sono abbastanza, abbastanza d'accordo sì 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 è vero e ti chiedo anche una cosa per capire sì. quanto, quanto, anche quanto possiamo spingerci col marketing diretto. Magari dirò una parolaccia, però eh, al di là del fatto di sicuramente condividere conoscenze, fare del bene, avere un progetto collaborativo, qual è il business model del startup checklist? Se, se, se ne ha uno, se, perché come dicevi nasce come un side project, probabilmente sempre lo rimarrà, quindi mm -hmm. non mm -hmm. per forza deve essere qualcosa che monetizza, che cresce, eccetera, eccetera. Però c'è questa visione di costruirci qualcosa sopra, avere degli sviluppi in futuro? Allora, ci sono uh, due o tre prospettive, come posso dire, nel senso mm -hmm. che uno è il fatto di la più semplice che ci è venuta in mente, un po' anche da fan, nel senso che alla fine, l'ultimo step, o il terzo, ultimo, l'ultimo, insomma, dovrebbe essere le revenue per noi quel, quel passaggio lì l'abbiamo identificato come donazione perché in realtà okay. alla fine di tutto il percorso e quando sei poi dentro la checklist noi eh, alla fine di ogni, non di ogni capitolo abbiamo scelto ogni due o tre non ricordo capitoli eh, in basso clic, eh, chiediamo ti sta piacendo? se sì sappi che puoi partecipare puoi dare una, okay. una mano al progetto sostenere il progetto eccetera eh, anche per il fatto che in teoria è se lo fai, più founder possono entrare in questa community con tutti gli effetti, anche una ricchezza per, per te. Un altro aspetto eh, era la possibilità, io te li racconto proprio tutti, nel senso che eh, quelli che mi, che mi sono venuti in mente. E una, una volta avevo detto che volevo fare dei, una specie di product studio, sai, fare dei prodottini, non so come da, da mm -hmm. bootstrapper, no? Ho detto, cavolo, potrei fare prodotti che sono per chi, per chi fa startup, a tutti gli effetti, no? Non so, il tool per fare la ricerca di mercato, il tool certo. per la dashboard della SEO. Oh, sto dicendo cose che esistono già, però nel senso è solo per dirlo, no? E a tutti gli effetti era interessante che potessero essere dei tool suggeriti all'interno della checklist. Quindi che in qualche modo io potessi proporre questa roba qua. Sì, sì, usarlo <ride> però... come, come vetrina. Eh, esattamente. Oggi non l'ho valutata semplicemente perché praticamente da subito è diventato non io, ma è diventato noi. Mm -hmm. E quindi, eh, come dire, lo è una vetrina per le cose che facciamo, ma in maniera molto più indiretta. Nel senso che a tutti gli effetti, se qualcosa è utile, lo riteniamo utile, lo inseriamo nella checklist, ma seguiamo il processo classico di la chiamo approvazione. Non sono io che lo inserisco, ma eh, passa da un po' di teste, ecco, semplicemente perché così è più. È più equo, no? Semplicemente questo. L'ultima cosa è il fatto che ehm, ci sono delle partnership possibili, nel senso che chi fa il percorso di mh, startup checklist, quindi questa chiamiamola pre-incubazione, se potessimo chiamarla così, a tutti gli effetti potrebbe essere pronto per un'accelerazione invece. Mm -hmm. E quindi da quel punto di vista ci sono dei partner con cui stiamo Collaborando, per ora in maniera molto soft, però in futuro potrebbe essere una cosa possibile, che potrebbero finanziare il progetto stesso. Quindi tutti gli effetti possono dire: guarda, o per ogni startup che noi acceleriamo, oppure, non lo so, a, ti, paghi, ti diamo un X per farci accedere a tutti i dati. No? Sto facendo delle ipotesi, no? Sì, sì, e allora sì. lì ragioneremo su, su questo aspetto. Quindi, queste sono un po' le tre, le tre cose su cui abbiamo ragionato. Poi ne ho listate altre, come dire, ehm, la possibilità di... Ehm, ce ne sono alcune che ho bocciato subito, no? Come dire, la possibilità di avere dei contenuti a pagamento, però ho detto aspetta, però dove sta il limite del, del free a pagamento, soprattutto se li abbiamo creati insieme ad altre persone, eh, cioè poi a loro cosa do? Una percentuale... Sì, diventava sì. complesso, ho detto no, quello no, magari non ci interessa. Ne abbiamo listati un po' e quelli che ti ho detto sono quelli più... Eh, abbiamo prioritizzato mi piace questa cosa raccontarla, con il classico ICE, quindi mm -hmm. ICE Framework più eh, l'ho chiamato MICE perché il primo era Mission cioè quanto era in linea con la Mission quindi quanto ci sentiamo che, che per noi suona nel senso rispetto a come vogliamo fare Certo, e, no, infatti te, te lo chiedevo perché mi immaginavo che comunque fosse forte questo pilastro e quindi sfoderare l'arsenale di persuasione marketing <ride> diretto, la CTA 800 volte eh, cioè, allora, dico... a, a una certa se non ti vanno entrare, ma che cazzo vuoi? Non sì, è che devi esatto. venderti qualcosa esattamente. Cioè, l'idea fino ad oggi è stata come ti dicevo all'inizio: è adopter Cioè, mm -hmm. entra solo chi è veramente interessato. È gratuito, quindi non ci sono barriere certo. di quel tipo, non c'è la barriera del prezzo. Quindi mm. mettiamo delle barriere di difficoltà per entrare, chiamiamola così. Sì, sì. E, quindi da questo punto di vista, eh, questa è stata oggi la, la strategia. E Allo stesso tempo, non ci io dico sempre questo: non mi faccio scrupoli se sono etico, cioè, nel senso, se certo. la missione è, il valore missione è 10, se c'è da inviare una mail in cui dico guarda, eh, solo oggi perché domani chiudiamo, e c'è un motivo perché domani chiudiamo perché non so, facciamo una roba a mano, l'ho già fatta sì, sì, questa sì. roba? Io la invio e sono tre... Basta che dormo la notte, tranquillo, sì, sì, sì certo. E, e quindi appunto in questa fase comunque la parte di monetizzazione sono sviluppi futuri sì. che hanno senso, però adesso, la, la, come dicevi, la, la North Star è, è l'adozione. Sì, che a sua il, volta anche dipende, il feedback. Sì, eh, sì scusami, esatto, la, 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 il feedback che dipende dall'adozione, che dipende dalla waiting list, che dipende dal traffico, dalla conversione e dal traffico. Sì. Ok, c'è una cosa, la, quindi comunque gli step azionabili sono... La, la parte di ottimizzazione e conversione di cui abbiamo visto prima, sicuramente semplificare, eh, chiarire e risolvere quel, quel, quel claro. loop e, e tra i parte... microstep. Esatto, questo mi, mi esatto. rimane un sacco perché effettivamente vorrei capire se ce n'è uno tra questi che magari è quello che fa, è in particolare dare. sì, quello che, che, che ha impatto sul drop. E l'altra cosa è sicuramente il traffico. E su questo eh, c'è una cosa che non ho potuto fare a meno di, di notare eh, nel senso che ci sono eh, ritorno sulla schermata sì intanto io eh, volevo solo ringraziare tutti quelli che stanno commentando perché ci stanno dando una marea di consigli <ride> non riesco neanche a leggerli perché parlo con te però dopo poi te, me. te li mando perché vecchia okay. volpe sta scrivendo un business plan è te. praticamente una marketing <ride> strategy completa esatto E allora Faccio una cosa così da, da inizio anno, si sì, vedete. Facciamo da gennaio ad aprile. Ah, da gennaio ad aprile 1146 visualizzazioni del sito. Queste sono, sono uniche o, o generiche visualizzazioni? Te lo guardo subito. Sono... Per capire proprio. No, generica. Ok, quindi comunque meno persone. Sì. E... Il mio punto è: ma se ci sono. E controllo un'altra scheda 623 iscritti al canale Telegram. Sì. E perché ci sono solo 79 richieste in quattro mesi? E quindi, la, uno, uno dei, 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 dei quick win che, che individuerei subito è il fatto che, eh, avendo lavorato tanto di community e di contenuto fino adesso, nel lancio, mm -hmm. interventi, condivisioni. E si è creata questa community e poi, appunto, ne faccio parte anch'io. Quindi vedo che è, è attiva, è, è molto, molto interessante. Uh -huh. E ragionerei a come fare il, uh, il travaso. Uh, perché di fatto c'è cioè, cioè, la, cioè la cosa particolare è che, come mi hai raccontato, se sei su Telegram, significa che in realtà è quasi come se avessi già convertito mai i tempi del lancio, almeno all'inizio da quando es es esiste la landing page e quindi si è spostato il focus della conversione è però quelli che erano arrivati alla fine, prima, adesso è come se fossero rimasti indietro e, e quindi ci avete molte più persone eh, è, è come se aveste che ne so, awareness 100, acquisition 800 ma non è vero eh, in realtà devono, devono fare il giro e tornare da sopra, così, perché adesso quindi... awareness è la landing e quindi voi avete un sacco di, di avete un diciamo una massa interessante e e, e probabilmente è anche facile portarla allo step successivo. Anzi, probabilmente la community funziona così tanto, così tanto bene che gli basta quello che oscura l'obiettivo finale di farli accedere alla checklist. Sì. Perché si trovano bene già lì. Però penso che siano molto sensibili a essere invitati a, a fare 31 e andare avanti. Sì, anche perché dimenticavo uno step, uh -huh. nel senso che ehm, la community che tu hai visto è una eh l'abbiamo usato molto come canale come chat proprio molto generale e soprattutto una grossa parte di quelle persone perché io le ho praticamente intervistate tutte mm -hmm. scrivendogli ok e non, non, una, non la maggior parte però una buona parte era entrata non per accedere alla checklist nel senso era un po' il faccio parte di questo mondo o sono già un founder o sono un consulente o sì, sono sì. un attore dell'ecosistema generale e sto lì perché comunque ci sono 600 persone, ci sto perché voglio capire che succede qui dentro. No? Di sì. gruppi sulle startup non ce n'è un, un milione in Italia, quindi dico, vabbè, ci, ci, di quei tre che esistono, ci sto dentro. no? E, quindi da questo punto di vista era un traffico, un'acquisizione un sporca, possiamo dire così, mm -hmm. rispetto a quello che ci interessava. Dall'altra hai ragione sul fatto che eh, ci sono tante persone che sono state in richiesta di contenuti e eh, inizialmente riuscivamo a mano a eh, portarne avanti poche alla volta e, e alcuni o non erano veramente interessati di nuovo torniamo al discorso di prima oppure si sono stancati, può anche essere nel senso che magari sono passati 25 giorni da quando hanno fatto la richiesta e noi gli abbiamo mandato un paio di mail nel, nel mentre non hanno risposto niente, lì si, si è un po' fermato il, il loro percorso però di nuovo dico, diciamo che L'aspetto è che non, non li abbiamo inseguiti uno a uno, potremmo, come dire, potrei ancora scriverli e inseguirli, mm -hmm. però l'idea era anche lasciarli molto ok. Più pi piuttosto, magari quel need si, si ritrovano nel tempo, volevano lanciare qualcosa, hanno lasciato perdere. Tra sei mesi ci riprovano e sapranno mm -hmm. che esistiamo, quindi eh, ci siamo, possono, possono effettivamente richiedere l'accesso. E avete mai visto una, un, altra, un altro segnale forte, no? di cui parlavamo, <ride> il fatto del, fattore del passaparola. Sì. Eh, perché poi, tra parentesi, molto spesso eh, i, i, i primi, diciamo, eh, quick win si trovano in delle cose che stanno già succedendo spontaneamente e tu devi sì. solo capire come, come scalarle, no? Sì, eh, sì. Come a, a aggiungerle. E il fatto che faccio una passaparola è un ottimo segnale. Eh, anche perché, appunto, la, la, la mission è super pulita, etica e aperta. Quindi, veramente, diciamo, le barriere all'ingresso, a parte i pulsanti che, che ti fanno il labirinto, sono bassissime. E non c'è nessun motivo <ride> per cui gi giuro che quei pulsanti <ride> è successo perché la sezione nuova che ho inserito. Ha un nome diverso rispetto a ah, okay, quello che si è agganciata a qualcuno. Quindi non, non trova niente e ti porta su. Uh -huh. Sta succedendo questo, però uh -huh. l'ha giusto stasera. Adesso, che mi avete detto, l'ha giusto. Ottimo. E, e dico, non c'è nessun. Se sei un founder eh, o un wannabe founder, non c'è veramente nessun motivo per non compilare quel form. Sì, sì, sì. sì. E, e dicevo, eh, ott in ottica di passaparola, in ottica di questa dinamica della coda, eh, hai pensato a provare a mettere una fase, diciamo, di referral? Eh, subito dopo la parte di registrazione, quindi io voglio accedere alla checklist, okay. faccio quel flusso, mi scrivo, eh, compilo il form, e, e immagino: eh, tra l'altro, al tempo l'ho compilato anch'io. Se non sbaglio, e, e okay. mi immagino che c'è una parte che ti dice, OK, allora adesso sei ufficialmente registrato, sblocchiamo gli accessi nel tempo. Sarai informato. Non appena hai accesso. Potrebbe essere interessante dargli la possibilità di eh, accelerare il suo sblocco, nel caso in cui porta uh, altre, non so, cinque persone che si registrano anche loro. Quindi nel frattempo aiutaci a uh, spargere la voce, diffondere il messaggio, se hai contatti freelance, founder, che fanno startup o vogliono fare startup o sono in questo ambiente, uh, invitali. E tra l'altro la cosa comoda è che, visto che l'azione è comunque registrarsi, uh, può essere quasi completamente gestita con tool come app viral o viral loops e ti fanno tutto, incluse le notifiche mail, eccetera, eccetera. E, e potrebbe essere un modo per fare leva sulle persone che intanto arrivano là e già si attivano per portartene altre, visto che a quanto pare, almeno a livello di community, già succede. È interessante, eh, l'avevamo inserita come possibile eh, dinamica di, da testare. Mi ci fa ripensare adesso con molta più cioè, mi, mi risulta ancora più interessante proprio per quel discorso che forse ho detto un po' all'inizio del farli entrare a gruppi. Mm -hmm. Cioè il fatto che in questo modo potrebbe capitare più spesso che magari invita l'amico, invita l'altro, c'è l'altro invita. Insomma, succede questo effetto un po' esatto. di realtà eh, in dei momenti magari specifici, quando si attiva qualcuno in particolare. Sì, sì. E quindi hai quel, quel gruppetto che entra insieme? È vero, è vero. E, e, e... Se, ci sono, e ci sono due, due dinamiche che mi vengono in mente per poter raccontare que quest questa cosa o per poter sottolineare questo mini referral program. Da un lato, il fatto che eh, diciamo, però, questo magari mette una, un concetto di competizione che non ha molto senso per il vostro mm. posizionamento, però potrebbe essere noi di base sblocchiamo le persone a batch e I batch sono fatti di circa da x a y persone e nel momento in cui lo facciamo noi privilegiamo a far entrare chi ha, più, chi ha fatto più punti con il referral program. Quindi perché mm -hmm. dovresti consigliare? Perché ah, acquisti priorità mm -hmm. eh, nella, nella coda? Però questo crea un po' questa dinamica di competizione, non so. Un'altra variante invece potrebbe essere che una cosa che faceva, vediamo se, lo, se è ancora così. Eh, L'in Startup Machine, non so se hai presente il format, eh, sì, che, sì, sì. che è un, una specie di startup weekend. Esatto, sì. Eh, è... Però tutto quanto verticale sulla, sulla metodologia Lean. lean. Quindi, sì, quindi, per esempio, in molti startup weekend, dipende dai giudici che ti capitano, eh, vieni valutato. Sulla base di quanto è figa la tua idea, il business model, eccetera, al New Startup Machine vince chi ha fatto più soldi in 48 ore vendendo una cosa che non esiste. Se non c'è nessuno che ha fatto i soldi, vince chi ha raccolto più numeri di telefono. Se nessuno ha raccolto, vince chi ha raccolto più mail. Però, validazione. E, e loro cosa hanno fatto? Tra l'altro, visto che tipo, è chiuso, è fallito a Roma, lo organizzavo io per anni insieme ad altri amici. Eh, però sono poi e... quelli che... da cui è nata la Javelin Borne, se non sbaglio. È stato... Bravissimo, bravissimo. Cioè, perché la prima John era gialla e nera, esatto. <ride> Intanto, grazie, vecchia Volpe. Si sta stringendo il merino su chi tu sia, con questa informazione. Attenzione, Ma non si però... sa ancora? Non si sa ancora, non si sa ancora. E, e no, e dicevo, eh, lì Machine Machine cosa faceva? Essendo un format distribuito tipo Startup Weekend, però, mentre startup weekend c'ha tutta la dinamica del, di Techstars diventi right. ambassador e poi organizzi, eccetera le startup machine pure là tu dicevi hey, io vorrei organizzarlo a Roma e poi c'era un flusso una landing page di prelancio che diceva quando arriviamo a 500 persone 300 200 persone interessate allora si fa se no non si sblocca Chiaro. il back end Chiaro. una cosa potrebbe essere di usare questo tipo di modello per il batch tipo al momento sei la sesta persona in attesa sì. il batch parte quando arriviamo a 40 Ecco il link, dacci una mossa, se vuoi entrare porta gli altri, così siamo in 40 e entrate. E che invece sì. è molto più eh, collaborativo e probabilmente anche in linea, no? È vero, eh. assolutamente sì. Eh, noi avevamo pensato anche di dire il fatto che eh, noi ci occupiamo della comunicazione del progetto in maniera come dire, volontaria, no? Certo. Quindi il fatto che qualcuno possa aiutarci a, a loro volta è, è come dire, fa facciamolo, tu facciamolo tutti, no? È, no è nostra sì. la check, li facciamo tutti. Quello che sì, hai detto so. tu, secondo me, è bello come questo, ma è molto più puntato sul need. Cioè, io voglio entrare. Cioè, perché esatto. non sto entrando? Io volevo <ride> leggerla stasera. Esatto, <ride> Perché non sto entrando? Allora, almeno ti spiego il perché non sto entrando. Sì. Magari questa cosa si risolve in un giorno e perché entrano? Alla fine i nostri batch sono piccolini, sono una dozzina di persone, okay. e, e quindi effettivamente si. Sì, sì. Ti dicevo già 5, 6, 7 persone, a volte 8, si scrivono ogni settimana, basterebbe un piccolo sforzo di ognuno, e si risolve subito. Quindi, sì, certo. sì ci sta figo. certo, e a questo punto, visto che dicevi, ogni settimana potrebbe essere anche diciamo, incrociato con un timer. Tipo, eh, se, se adesso siete, che ne so, adesso siete in tre, dobbiamo raggiungerne 10, mm. numeri piccoli, e se li raggiungiamo entro questa settimana, entrate, se no, scatta la settimana prossima finché non siete 10 almeno. Per esempio. Sì, ci, credo e... che ci, ci ragioniamo Beh, su questo. Oppure perché non, non decidete voi. Però tra l'altro eh, secondo me ha anche un angolo bello quello che hai detto tu appunto del fatto che eh, voi per primi è eh, un side project e lo fate in maniera volontaria ed è un bel modo di dire, eh, visto che io non sono speciale, tu sei speciale. Nel senso perché io non posso sì, sì. mettermi a fare oggi il marketing per Ferrari? Perché non sono assunto, perché Ferrari non mi ha scelto. Ha scelto... L'attuale marketing manager di Ferrari che non so chi diavolo sia e non neanche mi interessa <ride> molto perché non ho la patente. Dopodiché, eh, il fatto neanche che tu io dici, ce l'ho comunque, volevo dirti davvero: questo è un'unica. Siamo, questi, ah, siamo tre, io, te e Matteo Aliotta. Nel mondo veramente, a voglia, siamo solo finora noi tre. Nella Mondiale da... non so se conosci Power, Ah, neanche me. Power. No, non lo sapevo. Non lo sapevo. <ride> e, e, e praticamente. E io eh, Topic, che, che, che salutiamo io, sia Utopic che Power. E, e, e dicevo, il fatto di dire: Guarda, che questo è un progetto eh, da, su cui siamo volontari, significa che eh, anche tu puoi, puoi far parte di questa cosa, puoi supportarla e, e, e allo stesso modo come lo facciamo noi da, da volontari. Quindi non è, non è una cosa che, che fai per, per, per te stesso oppure che non ti viene riconosciuta. Eh, io per primo faccio questa cosa come volontario, quindi anzi ci, ci serve, ci aiuta e grazie se lo fai. Sì, è così. Eh, il messaggio era esattamente questo. Meno ma cioè, se l'hai spiegato tu vuol dire che ti è arrivato... Sì sì, benissimo. Sì, 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 sì. Anche il senso del non spendiamo in marketing, non abbiamo budget. Eh sì, infatti non ti, ho, non ti ho proposto per niente di fare retargeting o cose del genere. Sì, sì, appunto uno dice non spendiamo in marketing, la nostra spesa in marketing è gente che si innamora del progetto e lo mm -hmm. fa eh, insieme mm -hmm. a noi. Questo un po', potrebbe essere anche lei. Il... Certo. E un'altra cosa che mi viene in mente, lato uh, persone, uh -huh. e, um, è il fatto, uh, persone, cioè target, paglia persona, sicuramente, eh, cioè diciamo, il tipo di persona che ha il problema che voi risolvete è abbastanza chiara e l'avete anche scoperto, founder, ma anche studenti interessati, eccetera, eccetera. L'abbiamo chiamato aspirante founder. Ok, esatto. Wannabe in inglese, però, sì, sì, sì. per dirla in sì, sì. italiano, aspirante un Founders. Sì, sì, esatto. Ci sta. e Un'altra cosa che mi viene in mente è che, è un po' come il, il workflow di Ciandini, di Famander Startups, mm -hmm. eh, ma anche alcune cose che voi avete nei, nei blocchi, no? Customer Discovery, eccetera, e, mh, rispecchiano le fasi di vita di un progetto. E probabilmente... Eh, ricondivido un attimo la landing sulla parte dei blocchi, uh -huh. mi viene in mente che in realtà ogni singolo blocco ha un suo micro target così, a seconda bene. della fase di vita. Quindi, paradossalmente, giocando con budget, ipotizzando per 10, potrebbe esistere un mini funnel per, le, per i contenuti di AD Generation che ti dice vieni per la AD Generation. Intanto okay. verticale e scopri che c'è tutta quanta la mappa di come si fa la startup intera. Dopo, però intanto ti faccio arrivare perché sei interessato a strategie di degeneration, gestire il processo creativo in azienda, come fare i meeting, eccetera. Oppure market research, cioè sei nella fase 1 di esplorazione del mercato, eccetera. Eccoti eh, qualche preview, qualcuno lo diceva anche in chat, qualche sì. preview spoiler, però verticale e diretto a chi è in questa fase qua. Vero, sì. e... Così come la Customer Discovery, che è più delle altre, è, è proprio una fase, e, oppure come costruire la MVP. Sì. Eh, perché poi diciamo che eh, se sicuramente il discorso di aspirante founder descrive tutta quanta la, la categoria e tutto quanto, però provare a targetizzare o ad attrarre con dei contenuti verticali è ancora più potente perché tu li, 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 li targetizzi per job to be done Vero. per quello che devono fare adesso. Vero. Ed è ancora più, più specifico, ancora più verticale è vero. Perché e... sto pensando: che ne so. Ti faccio un esempio, il no code founder, no? nel senso quello sì. che si innamora del no code, fa l'MVP, però non ha fatto tutta la fase precedente, magari di eh, parlare con gli utenti, capirne il need, eccetera. Ecco, potrebbe dire, cavolo, mi sono mancato quel pezzo lì, eh, effettivamente voglio, voglio recuperarlo. È vero, ci sta assolutamente. Sì, sì, esatto, poi c'è un um, anche un caso en enorme di Ryan Dice, digitalmarketer.com che lui sulla parte profit che cosa fa? Ha un, un ecosistema di piccoli eh, piccole mini guide casi studio di tipo 40 pagine su una cosa super mega specifica però mm -hmm. eh, come caso studio 100.000 euro con Pinterest ads vendendo le scarpe di legno sì. e che però costa tipo 7 dollari, 9 dollari. Sì. E tu prendi questo e poi dopo, nel flusso di apps, ti dice: guarda, che questo proviene da una libreria digitale di casi studio infinita. approfonditi, verticali, sì. infinita su, a cui ti puoi iscrivere come membership, hai accesso a tutto, in più ne esce uno, nu uno nuovo al mese. E, e quindi però, intanto il targeting è veramente super mega specifico per canale, certo. per figura e così via. E poi dopo ti fa, ti fa scoprire tutto quanto il resto. E... Sì, sì, è, inter è interessante che è un po' quello che si fa un po' con un blog, nel senso, con la creazione del del dell'articolo, della sì. del pillar eh, specifico, eccetera. Eh, però così fare, come hai detto tu, magari un piccolo fan in cui proprio la comunicazione è diversa, no? e a chi è super all'inizio, oppure magari sì. un po' più avanti, ha dei need, ha dei, dei pain e dei gain diversi, no? quello che dicevi sì, tu, esatto. job, job to be done. Perché, effettivamente, chi è un MVP magari dice: No, ma io voglio proprio so, costruire e far soldi. Non so, sto facendo un esempio, no? Sì, sì, sì. Eh, però il pain potrebbe essere completamente diverso da chi sta facendo idea generation. Quindi, super interessante. Eh, eh sì, sì. E tra l'altro, sarebbe anche un modo per fare da. Diciamo, fare degli spoiler un po' eh, in sì, maniera sì, controllata. Sì, sì. Di quello sì. che c'è dentro, ma facendo vedere solo la parte che ti interessa a te adesso, sì, e sì, poi, no. chiaramente, tutta la mappa completa la trovi dopo. Ma per noi in realtà è utilissimo anche perché, come dire, ci sarà sempre la checklist accessibile. Anzi, se devo farvi io uno spoiler: nel senso, la checklist diventerà direttamente sul sito. Mm -hmm. Tu potrai proprio vederla. Tutti effetti, a cosa servirà questo funnel che ti porta ad, utili ad utilizzarla? Che chi la utilizza, Entra in questa community, chiamiamola riservata, che così l'ha detto vecchia volpe, è già su Discord. Ok? Mm -hmm. <ride> Ci sono solo i beta tester in questo momento, sono solo 40 persone che sono i beta tester. Scusami, i beta tester attivi, quindi tutti gli effetti quelli che, che stanno validando qualcosa. Mm -hmm. E in realtà noi vorremmo dire che la checklist la può guardare chiunque, piuttosto che chi proprio vuole iniziare, il valore che trova è un altro, cioè è il il feedback, l'aggiornamento, il parere, l'avere sì. qualcuno accanto, eccetera. E, te lo dicevo perché eh, effettivamente una cosa che stiamo pensando, per esempio aprire il canale di YouTube, ti facevo questo esempio prima, è fare che ne so, il video specifico, so, un'ora su come si fa la Customer Discovery, esempio. Ed è un po' quello, cioè il dire i nostri contenuti ci, esistono, ci cioè possono uscire fuori dalla checklist. Averceli lì è un modo di averceli un po' ordinati. Un po' con il, il perché, il why di quel, quel mm -hmm. pezzetto in quel momento, no? Perché, come dire, landing, ok, posso essere anche il più bravo al mondo a fare il landing, io ne no, ho fatte tante. Però adesso farla per il mio progetto senza avere ancora il product market fit cioè, è difficile, cioè, è, un, è un altro tipo di, di, sì, sì. di mentalità no? nel come la faccio, e quindi a tutti gli effetti è interessante poter spacchettare e dire. Ti do questo perché ti serve adesso, piuttosto se vuoi c'è tutto il, il pacchetto che puoi venire a, sì. a, a vedere iscrivendoti. Anche perché poi potresti scoprire magari che l'MVP è quello che tira di più, vengono tutti per l'MVP e invece competitor analysis non gliene frega niente a nessuno, sì. però lo usano <ride> quando ci sono ma non è la parte più, più attrattiva. E un'altra cosa che mi viene in mente... Eh, da, da quanto mi sembra di capire, anche rispetto a quello che è il racconto del passato, no? mm -hmm. comunque ragionate abbastanza a, a fasi. No? Quindi, fase 1, lancio Telegram, intanto impariamo, poi ora si è sbloccata la fase 2, landing, registrazione, eccetera. Però puntiamo ad avere eh, tester e feedback. Nel futuro, già lo sapete, sarà. Completamente open source, tipo repository su GitHub. Ecco eh, i contenuti. Qual è l'evento, la milestone che triggerà questo step? Cosa, cosa deve succedere per poter dire siamo pronti, adesso la mettiamo open source aperta? Bella domanda. È, è, è la domanda nel senso: è... Okay. È... Ce la stiamo facendo, ce la siamo fatti questa domanda. Una delle cose che ci eravamo detti era avevamo scelto un numero, inizialmente, un numero così, scelto erano 100 beta tester, mm -hmm. e in realtà più che il numero siamo passati in una fase di qualità, cioè del tipo aver capito eh, bene il target, cioè aver capito bene, più che il target, aver capito bene il job, ecco, quello di cui parlavamo prima, l'obiettivo. Mm -hmm. della persona che si scrive alla checklist e come mai si è scritta alla checklist rispetto bo, alle altre alternative che esistono all'incubatore al master alle altre cose no? e infatti su questo ti tiro fuori un una domanda intelligente di vecchia volpa che dice proprio a proposito di questo di altre fonti perché dovrei vedere il video di startup checklist e non quello magari di Y combinator allora una prima risposta potrebbe essere la lingua ma non è su quello che puntiamo però uh -huh. ti dico che c'è tanta gente che eh guarda no, lo so, i nostri lo so. contenuti <ride> proprio perché è un problema di lingua. Non vorrei che ci fosse questo problema, ok? l'altro aspetto è, è contestualizzata sul nostro ecosistema. Alcune cose che vengono fatte in eh, USA, anche proposte da Combinator, a volte non, non, non si rispecchiano allo stesso antico modo qui, no? Mm, vabbè, adesso faccio una banalità, magari il B2B è parecchio diverso perché... Le aziende prendono decisioni in modo diverso, so, ci vuole più tempo, eccetera, eccetera. Ho fatto solo un esempio. Ma in realtà la vera cosa è che noi vogliamo essere molto più pratici. Quindi i video non ti spiegheranno che cos'è la Customer Discovery, ok? Ma vorremmo tipo dire, ok, prendiamo questo progetto. Come facciamo a fare Customer Discovery di questo progetto? Io farei Sempre nell'ottica di costruire open. Esattamente. Sì, poi magari quel progetto non deve essere effettivamente eh, reale, diventare un unicorno, eccetera. Mm -hmm. Può essere un progetto di qualcuno, della community, a volte l'abbiamo fatto, dentro, la, dentro Discord a volte lo facciamo, prendiamo un progetto e spieghiamo un, un, una fase della startup con quel progetto, oppure a volte prendiamo qualcosa e lo, lo proviamo a mettere in mm -hmm. pratica. Lo facciamo perché così lo vedi applicato. Poi magari non è esattamente quello il caso in cui ti trovi però almeno lo vedi applicato e il nostro obiettivo è sempre c'è cioè la nostra differenziazione è sempre essere molto pratici cioè ti spiego come ho usato quel tool per fare quella roba attenzione non significa che secondo me prima ti devi guardare Wacom Inetro va bene è giusto che sia così anzi se arrivi che ti sei guardato Wacom Inetro sei già molto più pronto come dire a mettere mm -hmm. in pratica eh, però hai detto bene a livello di mindset non abbiamo nulla da insegnare cioè non è, come dire sì, sì. Però... Beh, un altro angolo che mi viene in mente è il fatto che quel video che ho fatto io l'ho prodotto dopo essermi visto il video di Way Combinator su quell'argomento, sì. il video di 500 su quell'argomento, il video di Texas su quell'argomento. E in più, poi come dici, ho, gli ho anche dato un taglio che magari è, è ancora più contestualizzato al, al nostro ecosistema. Sì, l'idea e... è che magari io mi sono visto quello di Way Combinator, tu mm -hmm. ti sei visto quello di 500, vecchia Volpe si è visto quello di Texters ci incontriamo ci diciamo che cavolo abbiamo imparato in questa roba, ecco esatto. non sono io che li vedo tutti perché sarebbe impossibile pensare di vedere tutto quello che c'è, io continuo a trovare roba anche simile alla nostra online ogni giorno per farti capire, c'è product check product launch checklist, roba eh. anche su product hunt tutti i giorni sì, sì, sì e, ma è questo fatto del non essendo da solo insieme li becchiamo un po' tutti e continuiamo a prendere il meglio e anche linkarli, non per forza prendere il contenuto e metterlo da noi. Hanno fatto un buon lavoro, tipo checklist design. Ok, vuoi sapere come fare design? E abbiamo messo il link, non l'abbiamo ricopiato, era inutile, no? Certo. Era già fatto benissimo da loro. Sì, sì. Ah, no, quando... Andrea aveva risposto comunque sul cosa ci eravamo dati, come magari sì, l'avevo sì, detto sì. e non me lo ricordavo Sì, sì, sì. sì. E.... Eh, no, quello che stavo per dire è quando il tuo obiettivo è essere utile a tutti i costi, eh, tutto è possibile, anche linkare direttamente i concorrenti, dire: guarda, oggettivamente questo è già pronto e l'hanno fatto bene, vai. Sì, 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 ovvio che eh, ci fa piacere se eh, ritornano poi da noi, no? nel senso eh, perché mm -hmm. vuol dire che siamo un punto di riferimento, certo. se non lo fanno ci dobbiamo fare qualche domanda, quindi in realtà certo. se, se tutti cliccano sui tool, però poi non, non tornano mai dentro... Eh, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Sì sì. sì, sì. Guarda, mi viene in mente una cosa su, su questo, sul discorso dei, dei singoli componenti, no? del, del valore e della differenziazione. Chiaramente, un impatto in questo ce l'hanno anche i, i curatori, appunto, i, i famosi, le persone che fanno questo test con le gemme e dicono: Guarda, eh. io ci aggiungerei questo paragrafo, guarda, io linkerei questa cosa qua. E... Perché è, è da lì che viene il valore, che è un valore di, di rete collaborativo, però è, è lì eh, giustamente come, come certifichi che questa roba non te la sei appena inventata. Eh, e una cosa che potrebbe essere interessante, come fanno per esempio nei corsi di formazione, questo per esempio è il nuovo progetto di Sean Ellis, che ha da un po' Go Practice, eh, non lo conosciamo. Eh, eh, sì, è una cosa, questa è una di quelle cose che vale solo per l'America, purtroppo, altrimenti avevo già fatto tutto, me l'ho scritto. E perché si occupa di, di product growth, però è un tipo di approccio estremamente statistico al product management che va bene se lavori a Netflix, va bene se lavori a un'azienda di prodotto digitale che ha eh, decine di migliaia di utenti, eh, visto che l'Italia è fatta di e-commerce e servizi. Eh, non ci fai un cazzo con queste competenze in Italia, purtroppo. Sì, cioè eh, sono qua, pochissimi. pochissime. Pochissime, pochissime. Sì, sì, eh, mentre invece, questo è proprio pensato per il, per il product growth che in, in quel mondo là, e eh, in quell'ecosistema esiste. Eh, e infatti, ecco, giustamente dice, eh, amato dagli studenti nelle top società. Eh, in quelle società va bene fare queste cose, eh, si possono fare. C'è un volume di dati, una sofisticatezza della user experience che giustifica. Questo tipo di approccio, alla crescita, se devi fare l'e-generation, no, mm, anche meno, non certo, ti serve certo. necessariamente questa cosa. però la cosa interessante è che con lo stesso approccio potrebbe essere utile segnalare per ogni blocco, ogni contenuto, sì. uh, avere una sezione, un elemento che dice validato o validato da, nel senso cura, o meglio, curato cura, vali esatto, validato mai, sì. nel senso di eh, curato. Sì. Tra l'altro, però, sono anche due voci interessanti perché, perché curato da significa la sintesi, il taglio, le fonti. Sono state messe insieme da uno che lavorava a 247X, uno che lavorava a PayPal, uno che lavorava lì, che quelli sono i curatori, uno che lavorava all'acceleratore, sì. eccetera, eccetera. E poi invece, altra striscia è validato da. Le vere startup, dei veri beta tester che hanno messo in pratica quelle cose seguendo voi e hanno messo il check. Questo era utile, l'ho fatto, l'ho messo in pratica e mi è piaciuto. E per far vedere che tutto quanto, eh, Andrea mi anticipa, dice il next step della checklist, eh, che tutto sì. quanto questo materiale che avete aggregato eh, viene vissuto nel tempo perché uno dei problemi dei mille link che, che trovi e che esistono e mm. continuano a esistere. Su che aggregano i tool, eccetera, è che sono quelle pagine con quei loghi, con quei link dal, quei link dal 2013. So, sempre, sono o sempre o magari sono dal 2020, 2020 o dal 2022, sì. però, è congelato, cioè, Esattamente. Tu nel, uno stacco, Esattamente. lo faccio, eccolo sì. lì, compratelo, scrivetevi, registratevi quello che vuoi. È esatto. vero, la differenza ecco. è proprio Hai detto una cosa bellissima. Cioè una, cosa de una delle cose più importanti in assoluto è. Aspetta. Eh, dice una non collaborazione, sì. il progetto di Luca che porta a fattore più di 100 euro. È che, è, non, è, non, non, non esiste, <ride> l'ho validato ma ancora non esiste. E, <ride> però ci, ci possiamo pensare. nel senso Per me la parte di, 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 di la parte di bootstrapping iniziale è la più divertente in assoluto. Sì, perché più... no, avevo proposto, c'erano dei contributori che mi hanno proposto, ma scusa, ma prendiamo un progetto in live. Mm -hmm. e, boh, in una settimana, o una volta ogni tre giorni, eccetera, e facciamo proprio lo validiamo, la, sì, sì. la figata, cioè, Io adesso appena sì. avrò acchiettato la mia postazione qua a casa nuova. <ride> voglio farla questa cosa un po' come te che è la, la postazione figlia. Sì, sì. um, una cosa che ti stavo dicendo è che quello che ha detto Andre mm -hmm. è giusto, io la chiamerei più eh, 2.0, forse 3.0, arrivare a quel mm -hmm. punto, però, hai detto esattamente quello. Anche per cui è, è nata Startup Checklist, cioè l'essere validata da chi la usa. Mm -hmm. Ok? Non è il, guarda che funziona, non basta solo curata da, hai detto benissimo, perché quello è il ricercatore, ok? N nel, nel mondo non bastano ricercatori, quelli che studiano e trovano le scoperte servono poi anche gli imprenditori, quindi che li prendono, li applicano e, e creano impatto su, sulle persone. E soprattutto nel mondo delle start-up, poi. Assolutamente sì. E quindi, secondo me, chi fa start-up in realtà è all'inizio ricercatore e poi imprenditore. Cioè, fa tutte, anzi, lo stesso Steve Blank no? sì. diceva così, no? eh, la, sì, sì. la differenza tra una grande company eh, è solo che quelli fanno solo execution. Invece la start-up fa anche research, cioè la parte iniziale. E quindi assolutamente sì. Una cosa che mi ero immaginato, vabbè, tanto per buttare lì così chiudiamo in bellezza mm -hmm. è che eh, il movimento Open Startup si basa proprio sul fatto di condividere le metriche, no? Alle persone che si iscrivono a startup checklist, io lo chiedo se vogliono far parte di questo movimento. Mi piacerebbe fare una pagina sul sito che dice: le startup nate da startup checklist, ok, fanno questi risultati cioè pubblicare proprio il come sì. stanno andando perché dici cavolo non è allora se dici ovvio ci vorranno magari 5 anni per dire l'ha usato Satispay per non aspettare 5 anni eh, della nuova Satispay diciamo così puoi dire guarda che la stanno usando in 10 però sti 10 sai uno sta facendo 1000 dollari al mese l'altro 5000 l'altro 3 e intanto questo è in qualche modo, ma anche numero di utenti non per forza revenue ognuno poi sceglierà la sua la sua metrica da mostrare no e, mm -hmm. Ed era una cosa figa per dire cavolo, no, non lo diciamo noi, cioè, ce lo stanno dicendo loro che è utile. E la sì, sì. Usando. Ci vorrà un po', però questo è un po' l'obiettivo. Certo. E, e quindi, no, stavo pensando, ritornando al, al traffico e ragionando sull'organico, appunto, senza metterci budget. Io intanto penserei a trovare il modo di, di travasare gli asset che avete già popolato, tipo il canale Telegram, oppure se avete social da qualche parte, partirei da là e proverei a, a, a portarli allo step di registrazione, eccetera, eccetera. E intanto Andrea scrive, a me basterebbe anche sapere che non abbiamo fatto buttare via tempo, soldi, saluto alle persone. devo ridare in modo smart e lì le provi idee, è eh, sacro santo. E, e poi sicuramente un'altra cosa anche che suggerivano, e sono d'accordissimo, la parte di, di, di partnership, eh, perché un'altra vostra difficoltà è che giustamente se voi volete questo aspetto pratico dovete trovare non solo persone che sono buone a founder ma sono buone a founder e stanno ora Oggi. lavorando al progetto. E in più questo significa anche che c'è una sorta di ciclo di vita del de lead, perché va accompagnato, cioè lo devi fare il percorso, sì. usarla, e se lui ci mette sei mesi a validare, tu per sei mesi non sai se gli è piaciuto o no. È vero, sì, sì. O, o lo sai step by step, ma comunque c'è un tempo umano in questo sì. e, e quindi non solo ragionerei su quali sono eh, partnership o contatti o contenuti che possano attrarre wannabe founder, ma anche nella fase giusta del timing della loro vita, eh, cioè chi sta mettendo le mani adesso e quindi penserei eh, il discorso di fare partnership o fare eh, OPN eh, su chi sta già attraendo questo tipo di target. Eh, quindi non lo so, <ride> Startup Kicks, eh, se c'è un modo di andare sotto i commenti di qualcuno che fa un sacco di contenuti ed è seguito da queste persone, eh, oppure farci una partnership ufficiale, eh, così come con gli acceleratori, eccetera, può essere sicuramente un, un modo. Eh, più che acceleratori, però, come dicevi tu, la fase prima. Eh, quindi assolutamente... Uh, incubatori, uh, programmi di incubazione uh, anche, ma anche università che hanno una parte dedicata a business innovation, hanno percorsi startup paralleli, io per esempio recentemente ho avuto a che fare con Ipicocca che sì. parla di innovazione, business è sempre più, più comune, no? Anche la, la, la Bocconi, la Luis uh, ha, hanno avuto percorsi del genere eccetera eccetera. Sì, gli entrepreneurship club nelle università. Esatto esatto, assolutamente e Intanto, vecchia volpe dice su 100 iscritti tecnicamente creamento le start up dovrebbero farci andare a segno, ma in quanto tempo? Beh, penso che comunque il loro obiettivo, al contrario dei VC e degli acciatori, non sia che vanno a segno, ma che intanto eh, a, costruiscano basi solide. Intanto, e poi eh, sarà il mercato a dare sì, la sua risposta sì, sì. finale. È, è, è molto autovalutazione, nel senso, cavolo, mm -hmm. sono partito che avevo zero tra le mani. Oggi o qualcosa, se ci dici oggi o qualcosa e che siamo stati utili in questo percorso, per noi è già un ok, cioè è, è, è raggiunto l'obiettivo. Mm. Ovvio, poi il, come ha detto lui, dovrebbero farcela andare a segno. Bisognerebbe definire cosa vuol dire farcela e andare a segno, cioè. e c'è tutta un'altra un live forse da fare su questo, <ride> nel senso che eh, bisogna capire se è un euro, se è fare il primo dollaro, come si suol dire spesso nel bootstrapping online. Oppure, se prende il primo fundraising, oppure se non lo so, il numero di utenti cioè, dipende, no? Però sì, diciamo che per ora siamo molto più spostati sull'auto eh, valutazione, cioè il dire mi è stato utile. Mm -hmm. Ok. E, e l'altro ambito, penso per essere super meta, perché tutto questo è molto meta. Se tu volevi fare una startup? Hai fatto una startup sulle startup che parla di startup e avvia delle startup? No, c'è una vignetta. però, però questa ah. non è una startup. L'unica cosa che posso dire è che questa non è una startup. Poteva diventarlo probabilmente. C'erano delle dinamiche. Cioè, la mia prima idea era il chat, un tool che facesse eh sì. questo. Magari prodottizzandolo, potrebbe, sarebbe potuto diventarlo. E non solo in italiano, sicuramente doveva essere sicuramente dall'inizio mm -hmm. in lingua inglese, perché se no il mercato non sarebbe abbastanza grande. Eh, però no, in realtà è, di è diverso, no? nel senso un po' più, possiamo dire molto più community che sì. startup però sì, sì, è vero che c'è la vignetta che dice, ho fatto la startup che insegna a fare esatto. startup alle startup e, <ride> e, e l'altra cosa è che dicevi è nato come un side project, no? e secondo me anche l'ambito dei side project è molto sensibile a queste cose perché eh, la che era la stessa cosa, tornando a vecchia volpe che avevo validato io al tempo cioè, ovviamente eh, il fatto del, del, del metodo lean eh, che di fatto significa agile, cioè snello, anzi, letteralmente. Quindi eh, poco tempo, pochi costi, eh, pochi sprechi. È un modello perfetto per chi parte da zero, ha cioè due ore al giorno, la sera e il weekend per lavorare a un progetto e deve avviarlo con le sue, con le sue forze. E, e quindi penso che è un'altra, diciamo, nicchia che può essere interessante andare a scoprire, è chi vuole abbiare un side project, anche perché molto spesso, mentre molto spesso fare la startup è anche un po' una, una scelta di vita, ed è giusto che sia così, perché ti sta infilando in qualcosa di molto complesso che ti assorbirà per sempre, eccetera, invece, almeno per la, per la mia esperienza, i dati che ho, eh, il mondo dei side project è pieno di persone che in realtà partirebbero oggi, o domani, Bene. o ieri, ma sono okay. bloccate, e quindi, mentre nel verticale delle startup devi beccare quello che sta al momento giusto, nel mondo dei set project sono tutti nel momento giusto, ma sono bloccati nel limbo e magari li sblocchi tu. E quindi è molto più facile trovare qualcuno che, magari, proprio grazie a te, trova la, la mappa, la forza e la community, che è sicuramente uno di queste leve. Per dire: Porca miseria, sono... è un anno che io ho in mente questa cosa e... e non la sto facendo, però ora che ho trovato una mappa una checklist e delle persone con cui confrontarmi, finalmente ho trovato l'impegno e la, il fatto di dire, eh, finalmente stasera mi ci metto e so anche un po' cosa fare, come muovermi. E probabilmente nel muovere i primi passi è, è, è anche più, più, più sensibile e magari lo, lo sbloccate voi, insomma, invece di dover trovare uno che è già in corsa e vi affiancate. Assolutamente, Assolutamente. mi fa morire perché a side project checklist. Esatto, <ride> esatto. Sì, in realtà start startup checklist è perché la, dire startup suona sempre più assonante. Eh sì, sì, no? sì, sì, sì. Però è vero, cioè noi ci abbiamo pensato, è anche prodotto, è anche progetto. Cioè, sì, sì. non è una startup del giorno. Una startup in accezione anche non solo quella Silicon Valley Esa esatto. Ana, ma proprio quella di progetto in avvio giovane che sta, che sta partendo. Sì, 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 esatto. Ovviamente... Il nome richiama anche un po' l'attitudine, no? la, la voglia che magari uno ha di farla crescere, di far diventare qualcosa di grande. E, però, è, secondo me, hai, hai beccato effettivamente anche il fatto del, dell'inizio, c'è meno attrito quando parli di un, di un progetto, no? cioè dici: intanto inizia, sì. inizia con queste robe, sì, ci. Una settimana, amici Start, startup, ok, aspetta, mi devo preparare Esatto, cioè, perché è eh, Devo trovare il una... co-founder, devo trovare tutto, l'investitore, aspetta, se non c'è l'investitore poi come fai? Esatto. Cioè, no, cioè, nel senso. Sì, eh, infatti la, la cosa che pensavo è difficilmente sentirai l'obiezione da parte di chi fa sei server project, difficilmente sentirai l'obiezione a ah, figo, allora me lo segno <ride> e quando finalmente parto eh, entro e la uso. Zero. Sì, sì. Anzi, oh. lì, è lì l'idea, no? E qui dietro dici, eh sì. ah, cazzo, il trigger. Ok, adesso posso farlo, da stasera esatto. inizio, ma è successo anche a me, cioè a dirti la verità: è successo anche a me. Sì, sì. Quindi effettivamente è vero. Per me è successo quando ho comprato il dominio, comprare il dominio è stata la, <ride> <ride> è stata la cosa che mi ha. Eh, perché so soldi, ora, sei, sei, sei imbrigliato, hai impegnato. Sì. Sì, sì, Anche se in realtà il primo l'avevo preso, punto hit su register, quindi ah, devo, devo okay. ammettere che il primo Mi anno era gratuito. <ride> no, era, gra era gratuito. Il primo okay. anno, no, però a tutti gli effetti sì, c'è quel momento in cui, come hai detto, hai sintetizzato benissimo: ho mm -hmm. la mappa e ho i compagni di avventura, no? nel senso che fanno qualcos'altro, i compagni di studio, possiamo dire così, no? Mm -hmm. Ognuno studia magari la sua materia, ha uh, il suo percorso, però ci diamo una mano a vicenda. Certo. Ok, io su queste belle parole andrei verso la conclusione perché è quasi ora di cena. Sì. E ti chiedo, prima di chiudere, eh, se, se ti è stato utile? Assolutamente sì. Sì, 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 perché credo che tutti siamo un po' sulla stessa barca, confermatemi, anche quando fai queste cose tutti i giorni. Non dico grow, no, come nel tuo caso, che lo, come dire, lo fai a livello professionale, io ormai no, non faccio più quello, l'ho fatto per un periodo, no? Mm -hmm. e, ma anche se lo facessi tutti i giorni, comunque sentire un'altra persona che dall'esterno certo. mi guarda le cose a mente fresca, cioè è sempre un feedback eccezionale. A livello metodologico anche, nel senso che alcune cose non ci avevo proprio pensato, e sono state utilissime per me quindi grazie mille eh, sono contento poi un sacco che... di commenti cioè... esatto grazie anche a chi ha partecipato perché in realtà no, non ci avevo pensato ma a eh, porte aperte significa che anche giustamente chi sta in chat partecipa e propone le sue cose sì, sì. e avete comunque assolutamente centrato un sacco di punti interessanti e... una co-consulenza cioè, esattamente è stato, è è stato far... un co-design <ride> co <ride> co esatto, sì, è un fighissimo sì fichissimo ok, allora io intanto ti ringrazio per il tempo e ti annuncio che Manderò sempre sul canale Telegram perché così facciamo dall'inizio alla fine aperto pubblica o open consultancy stiamo facendo con open startup. Uh -huh. e mando le note diciamo dei to-do, delle cose che sono emerse più importanti. Fantastico. Così meglio perché non sono riuscito a prendere appunti. Quindi. Esatto, immaginavo, immaginavo. E quindi referral program, contenuti eccetera, eccetera. E, e così anche magari chi ha, sia che ha partecipato sia chi non ha partecipato ha un'idea di che cosa abbiamo parlato, cosa è emerso fuori di azionabile. Dopodiché, grazie mille del, del, del tempo e di averci presentato il, il progetto e di averne parlato apertamente. E intanto Vecchia Volpe, che sta proprio avanti, cioè ha, ha preso appunti lui o lei. Attenzione. Ti amiamo, io, ti amiamo, Io mi segno questo link perché magari, cioè, magari mi sono perso qualcosa anch'io, mi sta venendo il dubbio. E, come dicevo, grazie veramente a tutti per aver partecipato. E vi informo che siamo a 999 iscritti lo stavo per eh, dire sono Telegram. appena entrato per dire che eh, ho visto che esatto. siamo 999 non è possibile ragazzi esatto cioè... io se non vi iscrivete io adesso mi faccio un, un numero di telefono falso canadese <ride> e mi iscrivo da solo perché dobbiamo arrivare a 1000 solo Guarda, per fare mille... lo screenshot a oh, 1001 lo togli e si esatto fate, fate, faccio lo screenshot e poi torniamo a 999 va benissimo eh, status eh, ok, grazie mille per tutti voi che siete sopravvissuti fino, fino alle 20, avete partecipato attivamente. E niente, ci sentiamo presto su Telegram. E iscrivetevi anche al canale di Startup Checklist che poi vi posterò nel messaggio domani, molto probabilmente, penso. Grazie, grazie, grazie anche ad Andrea, te. insomma, sì, eh, mia... socio, anche lui con supporto. Co co insieme tutto, a nel senso che mi ha dato un sacco una mano, vabbè, le abbiamo fatte insieme tantissime cose. quindi Esatto. Grazie ecco, anche a vecchia, vecchia Volpe della vecchia Città. Vecchia Volpe fa, fa, un, fa un sacco di lavoro. Cioè, sì, sì. sì si sì. può assumere Vecchia Volpe. Cioè, Ma magari ricche... è uno dei miei, non lo so. Eh, magari è già assunto. Beh, <ride> non lo so. Potrebbe anche essere. <ride> non lo so, è un ninja. Bene, grazie mille e buona serata a tutti. Altrettanto. Buona serata, ciao, ciao. grazie a tutti.